A guardare i monti dal piano pare impossibile che gli uomini riescano a raggiungerne le vette e che non esitino a mettere a repentaglio la vita al solo scopo di poter dire dopo: io sono arrivato fin lassù. Per sottoporsi alle estenuanti fatiche della scalata bisogna sentirla la montagna, averla nel sangue. Prendiamo il caso degli sciatori, anche di quelli cosiddetti domenicali. Dopo aver trascorso la settimana nel chiuso fumoso degli ambienti di lavoro e delle vie cittadine, corrono affamati di spazio e di aria sottile verso i bianchi giganti, che muti sotto il cielo immenso sembrano attenderli. Un ardimento addomesticato, uno sport che, agevolato com'è dai mezzi moderni, dovrebbe chiamarsi più che altro turismo sportivo. Oggi infatti, con le teleferiche e le seggiovie, salire in vetta non rappresenta più una fatica. E di lassù gli sciatori, freschi ed eccitati dall'impazienza della discesa che li attende, si lanceranno a valle. Poi riprenderanno le teleferiche e le seggiovie e il gioco meraviglioso ricomincia. Stranamente trasformati nelle vesti e nelle espressioni dei visi, non possono fare a meno di guardarsi intorno stupiti. Il silenzio immenso che li circonda sembra galleggiare tra le pareti bianche dei monti. Debbono abituarsi a nuove proporzioni e si sentono molto piccini, troppo piccini al confronto. Le case affondate nella neve sembrano attendere pazientemente lo sgelo. Ma anche qui c'è chi non è venuto per divertirsi. In queste baracche circondate dal silenzio sotto l'immensa volta del cielo, un gruppo di scienziati con i suoi delicati apparecchi capta le misteriose radiazioni cosmiche che giungono dallo spazio. Dal giorno in cui a qualcuno venne l'idea di mettersi sotto i piedi due assicelle di legno per scivolare sulla neve, ai moderni sci d'oggi molto cammino si è fatto. Anche in questo settore la tecnica ha seguito il progresso. Ci sono sci per i principianti e veri e propri stradivari del genere per i virtuosismi dei più bravi. Prima dell'impiego essi vengono sottoposti ad una specie di toilette. La superficie che verrà a contatto con la neve viene tirata a lucido con speciali sostanze che ne diminuiranno l'attrito. Chi non sa sciare guarderà gli altri godendosi uno spettacolo in cui la natura fa contemporaneamente da regista e da scenografo senza temere le critiche di nessuno. Quelli che ci sanno fare invece non perdono tempo, le ore del divertimento e della spensieratezza passano presto e tra l'altro il lunedì bisogna avere molte cose da raccontare. Quasi si fossero passata la voce, i discesisti più o meno esperti, più o meno sicuri si lanciano a valle. Man mano che acquistano velocità lo scricchiolio della neve si fa più intenso, un suono inconfondibile all'orecchio dello sciatore come il rombo del motore a quello dell'automobilista. Qualcuno di loro si domanda: a che velocità andrò? A 60? A 80? No, no. E a contatto diretto col vento che sferza il viso la velocità sembra raddoppiata. Certe punte bisogna lasciarle ai campioni, i quali, bravura a parte, sono muniti di sci speciali, molto più perfetti di quelli usati dai loro colleghi della domenica. Ordinaria amministrazione, gente che scivola sulla neve placidamente. Avvocati, dattilografe, medici e ragionieri sono tornati indietro con gli anni e si divertono come tanti bambini senza preoccupazioni. Le hanno lasciate negli abiti cittadini e le riprenderanno domani. Ma è ora di dare un'occhiata ai campioni. Questi tre hanno a casa loro un'incredibile collezione di medaglie e di coppe vinte in diverse competizioni sulla neve. Per loro sciare non rappresenta un piacere fine a se stesso, ma un allenamento che consentirà di raggiungere quelle velocità e quei virtuosismi che al profano sembrano in contrasto con le più elementari leggi dell'equilibrio. È la volta delle ragazze ora, che assolutamente non vogliono sfigurare di fronte ai loro compagni. Ma anche per i campioni domani la vita prenderà un ritmo diverso. Tram ed automobili si sostituiranno agli sci
e i rumori cittadini faranno loro desiderare di ritornare presto quassù per immergersi di nuovo nell'immenso silenzio delle valli.